Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi voglio fare un video solamente pour parler e spiegarvi come organizzare un viaggio per andare in Islanda. Semplicemente perché sto organizzando un viaggio per andare in Islanda. L'Islanda è un posto favoloso, a livello cinematografico è stato girato di tutto e di più, da Prometheus di Ridley Scott, che è stato girato alle cascate di Dettifoss, fino ad arrivare a delle scene del Trono di Spade, al primo film di Christopher Nolan su Batman, Batman Begins. È un posto favoloso, ce l'ho nel cuore ancora prima di andarci. Come organizzare un viaggio in Islanda? Partiamo dal punto numero 1. Come vado in Islanda? Con una compagnia che c'è da 2-3 anni a livello di low cost, non esisteva prima costava un botto andare in Islanda. Io invece, andata e ritorno, prenotando 6 mesi prima, andrò nel mese di fine maggio inizio giugno, andata e ritorno 330 euro comprensivo di bagaglio in stiva, un bagaglio anche da portare a bordo, porterò il trolley e anche una piccola borsa o zaino, quindi un pacchetto completo tranne il cibo, che è escluso a bordo ma non mi interessa. Il volo è di 3 ore, mi sembra 3 o 4, e volo da Malpensa fino ad arrivare all'aeroporto di Keflavik, che si trova a una 20 minuti, mezz'ora da Reykjavik, che è la capitale dell'Islanda. Voglio fare il giro dell'Islanda in auto, 35 euro al giorno, devo restare in Islanda 10 giorni, ho usato il sito di rentalcars.com, favoloso, si appoggia anche la stessa booking.com a questo sito, per cui da Booking potete noleggiare anche l'auto. Vantaggio è che ho fatto l'estensione della garanzia con rentalcars, quindi ho pagato circa 360 euro, 10 giorni, auto, 4 porte, benzina, cambio manuale, 1500 euro di franchigia. Cosa vuol dire? Che se fa un incidente oppure tocca ferro, oppure ti rubano l'auto, ritocca ferro, ti verranno prelevati solamente 1500 euro. Però facendo la estensione di garanzia vado a coprire tutto, quindi in caso perda queste 1500, poi dipende dall'auto, può essere 1300, può essere 1800, l'estensione della garanzia mi va a coprire tutto. L'estensione della garanzia mi è costata su rental car 78 euro, per cui in totale ho speso 430 euro di auto. E vi ricordo che in Islanda le auto sono già dotate delle gomme corrette per andare in giro, quindi chiodate in inverno, mentre invece gomme invernali per quanto riguarda anche la stagione primaverile. Dove alloggeremo? Abbiamo già prenotato tutto con 6 mesi in anticipo, perché fidatevi, conviene per un discorso di costi ma soprattutto di disponibilità prenotare il prima possibile. Abbiamo usato booking.com, mi trovo da Dio, 8 giornate su 10 le ho prenotate con la cancellazione gratuita, di modo che se trovo delle offerte migliori in questi mesi cancello quella prenotazione già effettuata e ne faccio un'altra. Ci sono pochissime camere in Islanda con il bagno privato, per cui non tutte le abbiamo trovate il bagno privato. Abbiamo trovato però quasi tutte con la cucina, perché in Islanda costa molto il cibo, per cui conviene davvero tanto farsi una bella scorta di pasta dall'Italia e cucinarsi a casa per non spendere cifre assurde. Più o meno la media è stata di 100 euro per notte, camera, una stanza. Il minimo è stato di 60 euro fino ad arrivare a 170 euro per week, che è stata l'alloggio che in generale mi è costato di più. Per cui portatevi avanti sul discorso alloggi in Islanda, perché davvero col turismo che sta aumentando così tanto, se uno vuole andare da un mese con l'altro non trova una mazza. Ci si può sempre adeguare, ci sono tantissimi dormitori comuni, ostelli, in cui i prezzi sono molto più bassi, quindi si può dormire in un ostello anche con 45-50 euro per notte. E in Islanda ci sono le corone islandesi, circa un euro equivale a 133 corone islandesi, ma vi assicuro che da tutti i video che ho visto tutti pagano con la carta di credito qualsiasi cosa, quindi da un certo punto di vista c'è chi è andato in Islanda senza neanche fare un cambio di soldi, neanche per pochi spiccioli. Non c'è un periodo migliore di un altro per andare in Islanda, dipende cosa vuoi vedere. Io vi ho detto che vado fine maggio inizio giugno, l'aurora boreale non la vedrò. Per vedere l'aurora boreale, le luci del nord, che è l'attrazione che la natura ci regala in Islanda e comunque nei paesi vicini al circolo polare artico, bisogna avere tante ore di notte, e tra maggio e giugno le ore di notte in Islanda sono una, neanche quella, perché il sole non andando giù sotto l'orizzonte poi chissà quanto, è come se ci fosse
una, due, tre, quattro ore di perenne tramonto. Quindi per vedere l'aurora boreale bisogna andare nei periodi invernali fino ad aprile al massimo, quindi da settembre, ottobre fino ad arrivare ad aprile. Cosa si può vedere allora nel periodo in cui vado io e perché vado io in Islanda in quel periodo? Primo, perché le strade sono più percorribili rispetto all'inverno. Io voglio fare il giro completo dell'Islanda completamente in auto, per cui voglio farlo in tranquillità, non con le strade innevate. Non fa per me, la prima volta che vado in Islanda voglio essere più tranquillo possibile in auto. Io voglio vedere la natura, in primis le cascate. Ci sono delle cascate davvero favolose, c'è anche il ghiacciaio più grande d'Europa, si chiama Jökulsárlón. Questo è il primo motivo. L'altro motivo è vedere la natura, immergersi nella natura. Ci sono dei canyon favolosi, ci sono dei crateri, è l'isola dei vulcani. Lo stesso Jules Verne nel suo viaggio al centro della Terra ci racconta che il modo per accedere al centro della Terra era quello di entrare nel vulcano Snaffnes, e i nomi sono di particolari, quindi la mia pronuncia di alcune cose può essere che sia totalmente sbagliata. Sfido voi a farlo. Altra cosa sono le balene. Io ho il sogno di vedere le balene. Al nord dell'Islanda c'è un paesino dove andrò che si chiama Húsavík. Non è solo, c'è anche Akureyri, che è la capitale nel nord, da cui si possono fare queste escursioni in barca di 3-4 ore al costo circa di 70 euro fino ad arrivare a 140, per vedere le balene che transitano in questa baia a nord dell'Islanda da giugno, inizi giugno, fino a metà agosto. Ci sono vari tipi di balene, fino ad arrivare addirittura alla balena azzurra, che è il mammifero più grande della Terra. Come cambia il costo? 70 euro, che è quello che andrò a spendere io, sono dei battelli particolari, ma che più lenti. Invece se spendi fino a 140 euro puoi andare con dei gommoni che nel momento in cui c'è l'avvistamento delle balene arrivano molto prima, e poi il gommone ha anche una vicinanza maggiore all'acqua e quindi alle stesse balene può avvicinarsi di più. Ci sono delle immagini su YouTube grandiose. Altra cosa sono i puffini, pulcinella di mare, questi uccelli bellissimi che vengono appunto sulle spiagge dell'Islanda, un po' in tutta l'Islanda, soprattutto al sud, a nidificare nei mesi appunto di giugno e luglio. Altra cosa da vedere assolutamente appunto sono i parchi nazionali, i geyser, che prendono proprio il nome da geysir, anzi la pronuncia corretta, che è il geyser più grande d'Islanda, che però attualmente, non da quanto ho capito, non sta emettendo nulla. Ce n'è uno più piccolo, Stokkul mi sembra, che è regolarissimo a distanza di 5, 6, 7 minuti, emette. Nel periodo in cui vado non vedrò l'aurora boreale, ma ho l'opportunità di vedere il sole di mezzanotte. Il sole di mezzanotte è quell'effetto che c'è nei paesi che sono al di là del circolo polare artico, in cui il sole non scende mai nel periodo estivo primaverile sotto all'orizzonte. In realtà l'Islanda si trova leggermente sotto il circolo polare artico e solo il 26 di giugno, se non erro, davvero il sole non scende sotto la linea dell'orizzonte. Però in tutto il periodo di giugno e anche a fine maggio la giornata è molto lunga, di 23 ore, e la parte, quelle diciamo di notte, che è di 1, 2, 3, 4 ore, comunque non è una notte buia, ma è come se ci fosse un perenne tramonto, un tramonto che dura per tanto. Quindi immaginatevi i colori, soprattutto nell'Islanda, che è molto ventosa. Altra cosa del periodo in cui vado io è la primavera islandese, quindi la fioritura soprattutto dei lupini. Vi metto la foto, che sono questi fiori bellissimi che danno un raggio di colore incredibile al paesaggio. L'altra cosa da tenere conto per scegliere il periodo in cui andare è il numero di turisti. Giugno, luglio, agosto sono diventati, soprattutto negli ultimi anni, molto affollati, perché ci sono davvero tanti turisti nuovi che vengono a visitare quest'isola dopo tutti questi filmati che vediamo anche su YouTube. Temperature islandesi: non è così fredda l'Islanda come noi pensiamo, tant'è vero che nel periodo anche invernale le temperature restano tra meno 2 più 2, difficilmente si sposta la media da quelle temperature lì. Il problema dell'inverno sono le strade innevate, è molto ventosa e il vento aumenta la percezione del freddo, per cui bisognerà vestirsi nella maniera corretta, e giacca a vento, paracollo, cosiddetto vestiario a cipolla, di modo che se ci sono delle giornate primaverili, che sono appunto quelle in cui vado io nel primi di giugno, posso velocemente svestirmi strato per strato. Comunque ripeto, non è
freddissima l'Islanda, la sua temperatura è mitigata dal corrente del Golfo, quindi ci sono temperature che nel periodo in cui andrò andranno dai 4 gradi al mattino, sto parlando di fine maggio, inizio giugno, fino ad arrivare a 15-16 gradi al pomeriggio. Questo è un altro dei motivi per cui ho scelto questo periodo, non sono particolarmente amante del freddo. L'Islanda è anche molto piovosa, quindi accetteremo quello che il clima ci regalerà. Un detto islandese che dice: se non ti piace in questo momento il clima che stai vivendo in Islanda, aspetta 5 minuti, stai pur certo che peggiorerà. Questo per farvi capire come davvero è variabile il tempo sopra quest'isola. La strada principale d'Islanda costeggia tutta l'isola. Io arriverò qui, qui c'è l'aeroporto di Keflavik, qui c'è Reykjavik, passerò il primo giorno. Il secondo giorno farò il giro, il cosiddetto Golden Circle, quindi vedrò Geysir, il parco nazionale di Þingvellir, in cui c'è un canyon favoloso, e vedrò poi le cascate di Gullfoss. Scenderò fino a vedere il cratere di Kerir, che è un cratere vulcanico che si è riempito di acqua. Pernotterò a Selfoss. Il giorno dopo andrò verso Vik, vedrò le famosissime cascate di Selindiafoss, Skógafoss. Qui c'è un relitto di un aereo che è caduto parecchio tempo fa ed è molto fotografato dai turisti, però non so se ci andrò perché ci sono 2-3 ore da fare a piedi e vorrei utilizzare il mio tempo in altro modo. Arriveremo appunto fino alla cittadina di Vik, favolosa, scogliere, spiaggia sabbia nera, faro. Il giorno dopo qui c'è un famoso vulcano che è il Katla, quello che ha fatto disperare i voli aerei un po' di anni fa in tutta Europa. Continueremo fino ad andare in questo canyon, evito di pronunciarlo perché non ci arrivo, e andremo verso il ghiacciaio più grande d'Europa. Qui vedremo la famosa spiaggia dei diamanti, una spiaggia nera dove frammenti di questo ghiacciaio che vanno verso il mare si depositano sulla spiaggia, da un effetto incredibile. Arriveremo nel paese di pescatori di Ofn e pernotteremo lì. Il giorno dopo faremo tutta la parte dei fiordi orientali fino ad arrivare a Seyðisfjörður, che è un piccolo paesino carino in cui appunto avremo la possibilità di dormire sui fiordi. Ripartiremo, andremo a vedere le cascate di Selfoss e Dettifoss, quella dove vi dicevo che è stato girato all'inizio del film Prometheus, sono delle cascate immense. A questo punto andremo a vedere il lago di Mývatn, dove ci sono una zona anche di fumarole che si chiama Itverik. Poi partiremo per Húsavík, dove dovremo fare l'escursione con le balene. Se non sbaglio si chiama Gentle Giants, anzi c'è anche scritto la compagnia di battelli con cui faremo l'escursione. Partiremo nel pomeriggio, andremo alle cascate di Godafoss, passeremo la notte ad Akureyri, ripartiremo il giorno dopo e faremo il tratto più lungo di 300-350 km per portarci in questa zona, essere pronti per il giorno dopo a vedere le cascate le più lunghe di Islanda, anche queste non le so pronunciare, ve lo scrivo sotto, e la penisola di Snæfellsnes. Quindi qui faremo la penultima giornata, l'ultima ci riporteremo a Reykjavik e la mattina della partenza andremo vicino all'aeroporto, che c'è la famosa Blue Lagoon, che è una gigantesca vasca termale. In realtà non è naturale, ma è creata dall'uomo, una piscina naturale molto grande con l'acqua a 40 gradi e lì passeremo le ultime ore prima di tornare nel pomeriggio in Italia. L'unica cosa che non vedrò, mi dispiace, la cascata che è reputata, ed è vero guardando le foto, la più bella d'Islanda, che è Dynjandi, ma si trova in una zona non facilmente raggiungibile, neanche a maggio-giugno. Ho optato per un altro tipo di tour. Si trova qui, comunque. Avete visto che l'ho pure cerchiata. L'Islanda è un'isola poco popolata. Fate calcolo che a Reykjavik c'è un terzo della popolazione, sono circa in 123.000 persone. Io abito in una provincia di Bergamo, Bergamo ha 1.100.000 persone, quindi capite bene che in tutta l'Islanda ci sono 330.000 persone, città abitativa bassissima. Come avete sentito, i nomi sono impronunciabili. E in Islanda c'è una tradizione che è vichinga ancora. Si assegnano i cognomi ad ogni individuo, quindi se tu sei il figlio di Olaf ti chiamerai Olafsson, quindi Son sarà aggiunto al nome del padre. L'altra cosa famosa dell'Islanda sono i loro cavallini, sono delle specie di pony, si vedono anche questi in tutti i filmati. L'altra cosa famosa sono i maglioni di lana fatti con la lana lopi, che è una lana molto resistente.
L'obiettivo mio è quello di fare dei video di questo mio viaggio in stile vlog, 10 video per i 10 giorni di permanenza in Islanda, video da 7, 8, 10 minuti e proporli sul mio canale a tutti voi. La speranza è quella di andarci in Islanda, arrivarci in Islanda e fare questo viaggio e creare video per voi. Si sa mai che erutti qualche altro vulcano e il nostro amico Andrea col cavolo che ci va, speriamo proprio di no. Manca ancora un po' di tempo, però ne mancava di più a settembre quando ho cominciato a organizzare tutto, a prenotare, per cui diciamo che sono a buon punto. Se anche voi avete questo pallino dall'Islanda, se vi piacerebbe in futuro vederla, spero di avervi dato qualche informazione che vi risulti utile, spero di darvene ancora, soprattutto quando davvero sul campo ci sono andato e ho un'esperienza reale e ve la posso portare. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al mio canale, a seguire un po' tutto il mondo video Andrea. Ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao ciao!